Allora, sempre a pagina 86 ci sono altri due problemi. Dovete scrivere il testo sul quaderno. Prima come è il testo normale del libro e poi trasformando sia questo che questo qua in un problema della differenza. Perché i problemi dipende appunto, ripetiamo, da come vi si racconta. La storia non è sempre uguale, dipende da chi la racconta e come la racconta. Ora, io questa volta non lo scrivo il testo del problema normale, ma ve lo suggerisco, ve l'ho detto, perché non voglio mettervi in difficoltà, soprattutto se cominciate voi bambini a lavorate un pochino da soli. Allora, guardiamo il problema. Chiocciole sul muro, 5, chiocciole sul prato, 8, chiocciole in tutto. È un problema dell'addizione. Io scriverò: su un muretto ci sono 5 chiocciole, sul prato ce ne sono 8. Quante sono le chiocciole in tutto? Poi scrivo l'addizione con le marche. Per le chiocciole sul muro scriverò KM, vuol dire K, chiocciole M, muretto. Per le chiocciole sul prato la marca potrei utilizzare KP, K per chiocciole, P per prato. Quando vado a scrivere le chiocciole in tutto, scriverò K, tot. Tot vuol dire totale. Ora vediamo il problema, lo stesso problema con la differenza. Eccolo qua. Questo ve l'ho scritto perché le prime volte è normale, se no. Dunque. Problema pagina 86, numero 2, scrivo bis perché è lo stesso problema, ma lo trasformo in un problema della differenza. Il testo lo racconto un po' diverso e dico: su un muretto ci sono 8 chiocciole e sul prato invece, questa parolina la voglio sottolineare, è importante, e invece ce ne sono 8. Qual è la differenza? Le marche scrivo chiocciole m. Le marche non le cambio. 5. Chiocciole prato. 8. Differenza. Qui non mettete il risultato, mi raccomando. Chiocciole prato. 8. Meno chiocciole muretto. 5. Differenza. Scopro che il 3. 8 meno 5 fa 3. Risposta. La differenza fra le chiocciole sul muretto e quelle a terra è 3. E scriverò. Questo è un problema della sottrazione con il resto. Scusatemi. Con la differenza. Sono un po' stanca. Ok, allora adesso vi detto senza scriverlo il testo di questo problema normale con l'addizione. Vado piano, così i bambini che lavorano da soli, ripeto, possono provarci. Vasi in tutto. E sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Vasi con piante, 6. Vasi vuoti, sono 3. L'operazione che serve è una sottrazione ed è un problema del resto. Per esempio, da un fioraio ci sono 9 vasi. Il fioraio prepara le piantine in 6 vasi. Quanti vasi restano vuoti? Quindi è un problema della sottrazione con il resto. Alt. Facciamo il problema, pagina 86, numero 3 bis, e lo trasformiamo in un problema della differenza. Questo schema non ci serve più. Lo dico piano piano, ma non ve lo scrivo così un po'
provate a lavorare da soli e dico e scrivo: un fioraio ha 9 vasi con piantine. Scusate, ho sbagliato. Non cancello, lo ripeto esatto. Un fioraio ha 6 vasi con piantine e 3 vasi vuoti. Punto. Qual è la differenza? Punto interrogativo. Scriviamo le marche. Vasi con piantine, io scriverei V di vaso e P di piantine. Quindi V, P, 6, meno V, V, che vuol dire vasi vuoti, V, V. V, P, 6, meno V, V, 3, uguale differenza 3. Quindi non è un problema della sottrazione col resto, ma diventa in questo modo un problema della differenza, perché c'è un confronto fra l'insieme delle vasi con piantine, VP, e l'insieme dei vasi vuoti, VV. Vi dico già che gli altri problemi, quelli di pagina 8, insomma le altre due pagine, non dovete farli sul quaderno, sarebbe troppo, soltanto sul libro. Quindi in tutto scriverete 6 problemi sul quaderno, 3 normali seguendo le indicazioni del libro e 3 problemi della differenza. Spero di essere stata chiara e buon lavoro.